Buonasera a tutti. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare gli organizzatori per l'opportunità che viene data anche all'amministrazione un po' di prendere le difese dell'IP in questo caso. Condivido pienamente quanto detto e esposto dal direttore, ex direttore Boldrini, e quanto soprattutto esposto dall'amico Giordano. Come solito magari gli estremi si toccano, per cui condivido certe analisi fatte in questa sede. Però credo che in questa sede tutti quanti si aspettino di sentire dall'amministrazione quali sono le prospettive, e le prospettive ovviamente devono partire dall'esame della situazione finanziaria che questa amministrazione ha ereditato dalle precedenti, con tutte le conseguenze precedenti. Allora, il bilancio del 2010, come esposto anche in Consiglio Comunale ed approvato, ha chiuso con un attivo di 65.000 euro. Allora uno dice, ma l'amministrazione, l'IP va benissimo, tutto perfetto, come detto prima, tutto quanto. Ma se andiamo ad esaminare nel dettaglio e per macro numeri quali sono state le spese e le gestioni, vediamo che a fronte di una spesa di un ricavi per locazioni, contributi di conto di esercizio di 1.100.000 euro, c'è una spesa della struttura personale di 385.000 euro, di cui 35.000 euro dati al direttore. Faccio notare che i direttori da 3 anni in questa parte non sono dei direttori a tempo pieno, ma sono dei direttori part-time. E per un paio d'anni è stato il ragioniere capo, il dottor Carlo Sartore, e da 4 mesi circa è stato sostituito dal segretario comunale, il dottor Battaglia. Il direttore, questo ci costa 35.000 euro a fronte dei precedenti direttori che ci costavano dai 100 ai 110.000 euro all'anno. Questo vuol dire che se noi togliamo 35.000 e 385.000 euro, andiamo a 350, ma ne aggiungiamo 110, andiamo a 460.000 euro di spese di personale. A questo vanno aggiunto altre spese, che sono quelle del CDA, che è di altri 76.000 euro circa. C'è poi una parte consistente che sono gli oneri finanziari di circa 470.000 euro all'anno. Di questi 470.000, grandissima parte sono dovuti agli interessi pagati per l'intervento e per l'acquisto del convento delle Clarisse. Convento delle Clarisse, che ricordo, e qui c'è il ragioniere Boldrini che ne può confermare, è apparso nel consiglio di amministrazione dell'IP a novembre del 2003, novembre 2003, per cui la precedente amministrazione ha avuto 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 8 anni per decidere, 8 anni per dare delle indicazioni, e adesso ci ritroviamo con questo problema che era nato come una grossissima opportunità e alla fine si è rivelato una zavorra che rischia di travolgere e di portare a fondo l'azienda. Oltre a questo, nel 2010 l'azienda ha speso circa 860.000 euro di manutenzioni. Di queste, come il buon Giordano ricordava prima, 200.000 sono state spese per il condominio Arcobaleno. Condominio Arcobaleno, che ricordo, è stato ultimato nel 2000, 1999. Ok. Per cui il risultato della gestione è di un passivo di 928.000 euro, questo riferito nel 2010. Come sono stati compensati? È stato compensato con una vendita straordinaria di un lotto che
l'IP aveva acquistato un parecchio tempo fa una circonvallazione e che è stato venduto all'asta per questa cifra, il che era il rischio di chiudere con un bilancio attivo di 65.000 euro. Però quest'anno non c'è gnoto da vendere. Allora si pone la vendita della Olmetto delle Carrisse, che a bilancio ha un importo, sommando gli interessi al costo di acquisto, di 7 milioni di euro, il che vuol dire che se l'IP vende per una cifra inferiore, comunque genera un passivo. Però diciamo che chi si sente di amministrare ha il dovere di amministrare e di tenere conto di queste cose. Allora, in questa ottica e nell'ottica di un risparmio, abbiamo rispolverato una vecchia idea che era apparsa nel Consiglio di Amministrazione del 2007 e che era stata anche sottoposta alla precedente amministrazione, la quale non aveva tenuto conto, che è quella di formare un'unica azienda fondendo la patrimoniale, la CPS, la società di Castelfranco, assieme all'IP. Questo ragionamento da cosa nasce dall'esame della situazione dell'IP. L'IP fondamentalmente ha tre tipi di immobili. Ha degli immobili ERP, che sono quelli a canone e sociali, alloggi sovvenzionati, e sono circa 400 alloggi. Da questi alloggi generano un passivo solo sulla dichiarazione dei redditi, in quanto pagano sul valore catastale, non sulla rendita effettiva, sul reddito effettivo, generano un passivo di circa 200.000 euro all'anno. Se questi alloggi fossero trasferiti come sono al comune di Castelfranco e all'azienda IP restasse la pura gestione come fa attualmente, già sarebbero 200.000 euro in meno di spese all'anno per l'IP. Inoltre, questi alloggi comunque sono bloccati, perché giustamente la signora che mi ha preceduto faceva presente della mancanza di nuovi investimenti. Però teniamo conto che tutti gli alloggi assegnati con la graduatoria, l'inquilino rimane all'interno, come previsto dall'attuale normativa, fin tanto che nessuno di quelli nucleo familiare c'è. Devono morire tutti, eredi compresi, se no resta bloccato. C'è la procedura di decadenza prevista dall'articolo 27. Solo nel caso che questi con il reddito e con tutto un serie di cose oppure acquisiscono degli alloggi. Di fatto comunque abbiamo un ricambio all'interno di alloggi pari a zero, perché chiedo sempre alla ragioniera Bodin che mi corregga, mi sembra che la media annuale di nuovi ingressi sia dai 6 ai 7, 10 alloggi all'anno su 400. Allora voi vi rendete conto che se su 400 alloggi se ne rinnovano 7 all'anno, il ricambio è praticamente zero, il che impedisce a tutti quelli che sono in graduatoria, salvi i primi 6 o 7 all'anno, che comunque devono anche trovare un alloggio adeguato, perché deve liberarsi di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, non possono entrarci, il ricambio è praticamente zero. Tornando all'origine e ai motivi per i quali questa amministrazione aveva ipotizzato e intende perseguirlo, il fatto di un accordo con l'ACA di Treviso per la gestione, è questo anche. Se voi ripensate ai numeri che vi ho detto prima, ci troviamo che a fronte di affitti per circa 400.000 incassati mediamente dagli alloggi ERP, abbiamo spese solo il personale
il consiglio di amministrazione di 470 mila euro. In queste condizioni è impossibile fare manutenzione. Gli 800 mila devono rientrare da qualche altra parte. Allora l'IP ha anche altri immobili, che sono quelli di riscatto, per i quali sono circa 160, ma che comunque nell'arco di una decina d'anni andranno ad essere ultimati, perché gli ultimi dati di riscatto sono stati ceduti circa una decina di anni fa. E poi ha degli alloggi, dico io, commerciali, nel senso che sono affittati presso il condominio Recorti a canoni normali, sono negozi, ci sono le poste, ci sono, e quindi producono un reddito normale come qualsiasi investitore. Allora bisogna liberare, per poter liberare delle risorse, abbiamo intravisto la possibilità che la struttura dell'IP, che riteniamo a prescindere dalle singole persone, sia debole come struttura rispetto ai tempi, debba essere massificata e aggregata a un'unità e a un'azienda che ha un maggiore know-how in termini di controllo dei contratti di affitto, in termini di gestione generale. Come tutti sapete, per gestire sotto il profilo tecnologico, gestire 400 affitti o gestire 4.000, passiamo all'inserimento dei dati annuali per il reddito che viene ogni anno monitorato e viene inserito, non cambia quasi niente. Per cui abbiamo intravisto nell'altra di Treviso il partner naturale per questo tipo di operazione. Questo non vuol dire che, ad esempio, il patrimonio dell'IP di Castelfranco viene trasferito all'altra di Treviso. Il patrimonio di Castelfranco resta del Comune di Castelfranco. Che nasca dalla fusione fra la CPS e l'IP comunque è utile in questo momento al Comune di Castelfranco Veneto. Primo, perché con la passata gestione praticamente tutto il comparto manutenzione del comune è stato dismesso. Cioè il comune di Castelfranco ha adesso, credo, 4 operai. Per cui bisognerebbe ricostruire completamente tutto quanto quel ramo dell'ufficio tecnico che si occupava della manutenzione delle scuole e di tutte quelle. Allora noi intravediamo in questa nuova società, questa nuova IP, anche la possibilità di fare e di gestire tutte queste manutenzioni, dando un valore aggiunto a quello che fa. Perché se noi continuiamo a far gestire e a far fare l'IP qualcosa che da un punto di vista e per tecnologie e per numeri viene a costare il doppio di quello che viene a costare all'altra di Treviso, e rinunciamo a fargli fare qualcosa che diventi remunerativo per il comune, andiamo a sottrarre risorse a quelle che possono essere le manutenzioni, che siano scuole, che siano le abitazioni, che siano le altre cose. Ecco, questo mi sembra per grandi linee la nostra intenzione. Con le nuove costruzioni, e si è visto in via Canaletto che al di là dei costi di produzione che sono stati altissimi, via Canaletto è costata 1200 euro al metro quadro. Allora, per chi si occupa di costruzioni sa che il costo di costruzione di 1200 euro è un po' eccessivo e difficilmente riesce a essere remunerativo. Nel mercato normale, ci sono anche degli illustri tecnici che ci ascoltano, siamo attorno attualmente ai 1000-1100. Andare a costruire a 1250 euro vuol dire andare un po' fuori mercato, dove avendo della liquidità sarebbe possibile acquisire fabbricati da mettere a disposizione a canoni convenzionati a un prezzo molto più basso di quello che è il costo di costruzione dei fabbricati stessi. E dalla fusione CPS-IP, rimanendo IP e
implementando con tutta una serie di attività che anche le B potrebbero esserci delle risorse per fare un altro tipo di discorso di recupero di determinati fabbricati, di determinati mobili.